Riccardo Bocca, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro piccolo posto delle parole per incontrare e condividere la sua scrittura, il libro pubblicato da HarperCollins intitolato Il prete indigesto, la vita e le lotte di Don Antonio Coluccia. Ed è questo il libro che desideriamo raccontare insieme con Riccardo Bocca. Ricordo che Riccardo Bocca è giornalista professionista, ha lavorato per l'Europeo, Radio Popolare, l'Unità, è stato caporedattore dell'Espresso, vice direttore di Sky TG24, attualmente direttore di TPI, ovvero The Post Internazionale. E perché non... Vice direttore, non rubiamo il lavoro agli altri. Ah, vice direttore. E il È direttore a questo punto chi è? Ecco, Giulio Gambino che è anche l'editore. Giulio Gambino, è vero. E adesso, per chi non conoscesse questa realtà editoriale di informazione quotidiana, che cos'è The Post Internazionale, Riccardo Bocca? Beh, The Post Internazionale è nato per iniziativa appunto del giovanissimo allora Giulio Gambino, è diventato un sito seguitissimo che si occupa di politica, costume, realtà internazionale, inchieste e poi è diventato un settimanale cartaceo che trovate tutti i venerdì in edicola, anche in edizione peraltro digitale disponibile, che racconta in maniera totalmente libera, essendo per l'appunto l'editore stesso Giulio Gambino e noi giornalisti che abbiamo fondato e abbiamo costruito questo spazio dove raccontare il paese senza la dipendenza da forze altre che ne condizionino il racconto. Che cosa vuol dire oggi totalmente libera per l'informazione, Riccardo Bocca? Significa Oltre a quello che lei ha detto poco fa. non avere un padrone che alza il telefono per dirti che cosa devi fare, è molto semplice. Si è parlato a lungo di editori puri o non puri, in questo caso l'editore in questione è purissimo, è un giornalista che poi insieme ad altri colleghi, io sono vice direttore e fondatore del giornale, assieme a Luca Telese e Stefano Mentana, appunto costruiscono settimanalmente quella che è la loro agenda e il loro materiale di inchiesta per raccontare il paese. Sono le 8:30 di mattina quando Rocco Coluccia lancia l'allarme. Toni, Toni, urla, rientrando in casa al figlio che sta ancora dormendo. Così comincia la storia di questo libro, Il prete indigesto, molto particolare, il titolo che ci avvicina alla lettura. Che cosa è successo quella mattina alle 8:30? È successo che il padre di Don Antonio Coluccia, a Specchia, la città dove è nato e dove vive la famiglia di Don Antonio Coluccia, che è un uomo di 47 anni, esce di casa e trova l'automobile del figlio, con proiettili, che sono stati sparati per l'appunto per intimorire il figlio. Uno dei tanti, pesanti, costanti episodi di intimidazione a quello che potremmo definire mai un eroe, questo è come dire, un titolo che Don Antonio detesta e io con lui, ma quello che è un prete attivo in maniera concreta sul territorio contro le dinamiche, le logiche da una parte della criminalità organizzata e dall'altra di chi si volta dall'altra parte quando assiste a fenomeni di questo tipo. Ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in Puglia, esattamente nel Leccese, e qui la storia si fa anche complicata, perché se da una parte conosciamo in Sicilia le vicende, le conosciamo per modo di dire, anche se non del dettaglio, le vicende della mafia, qui in Puglia le vicende della malavita sono oltremodo complesse, Riccardo Bocca, vero? Intanto raccontiamo con lei, grazie a lei, in questo momento come la Puglia sia una regione che patisce il braccio pesante, il pugno forte della Sacra Corona Unita.
E dall'altra parte raccontiamo invece, racconto nel libro Il prete indigesto, poi spiegheremo magari anche perché indigesto, raccontiamo come quest'uomo, Don Antonio Coluccia, che parte dalla Puglia in maniera diciamo molto distante dalla realtà della Chiesa, era un operaio, era un giovane prima ancora, un ragazzo che come dire, non avrebbe immaginato un giorno di diventare prete, diventa invece sindacalista all'interno di una fabbrica, inizia a occuparsi dei diritti degli ultimi, di legalità, di quelli che sono i temi del lavoro, i temi sociali, e poi arriva a Roma, perché la storia di Antonio Coluccio è una storia che riguarda la nostra capitale e riguarda il nostro paese in generale. Dalla sua terra fino a Roma per proteggere la legalità, nient'altro che quello, e non certamente con atti di eroismo, anche se sono di fatto degli atti di eroismo. E di lui, a dire il vero, Riccardo Bocca, io ho scoperto la vicenda di Antonio Coluccia semplicemente leggendo il suo libro, e quindi mi sono chiesto: ma quanta disattenzione io ho, e insieme ai noi, insieme con tanti altri, a non aver conosciuto prima questa storia. Lei cosa ne pensa dal suo punto di vista di giornalista? Guardi, io credo che ci sia una responsabilità collettiva nella disattenzione, e credo anche in cui tutti noi siamo coinvolti, travolti da mille sollecitazioni, mille informazioni, mille allarmi e mille urgenze. Purtroppo questa disattenzione collettiva è complice involontariamente di quello che è il sistema criminale di questo paese, che davanti ai nostri occhi costantemente strappa, ruba energie sociali, ragazzi, giovani, emarginati, persone che non hanno la possibilità di avere un futuro sostenuto dalla disponibilità economica delle famiglie, persone che si trovano emarginate dal sistema strutturato sociale e vengono cooptate per attività illegali come lo spaccio, la criminalità nelle sue varie forme, mentre noi continuiamo le nostre vite comuni. Dunque questo libro nasce anche da questo, nasce dalla volontà di portare all'attenzione di tutti una storia importante, una storia di un uomo che, come dice lui, si sporca le mani costantemente, porta il Vangelo per le strade in maniera non retorica, in maniera non legata dal punto di vista gerarchico alla Chiesa, ma in maniera pratica, concreta, per porgere la mano concretamente a chi di questa mano ha bisogno, anche per uscire dalle dinamiche della criminalità. Eh sì, per uscire dalla dinamica della criminalità e di questa continua guerra che la criminalità fa alla legalità. Sapevo che avrei rischiato di essere schiacciato da chi agisce in malafede, o di finire emarginato da uomini di chiesa che parlano di miseria e poi agiscono con cinismo. Però il presbitero e partigiano Primo Mazzolari, uno dei fuoriclassi del pensiero cattolico del secolo scorso, diceva che una religione che non rischia diventa come un cimitero. E io questo volevo evitare. E finora in che modo l'ha evitato? Beh, l'ha evitato agendo, per esempio, raccontiamo l'ultima cosa che ha fatto Don Antonio, cioè in questi ultimi anni si è battuto in un quartiere come San Basilio, noto ahimè nella capitale come luogo di spaccio, di traffici, che schiacciano la vita quotidiana di tantissime brave persone che vivono in quell'area metropolitana, si è battuto per aprire in locali che erano stati controllati dalla malavita organizzata una palestra chiamata Palestra della Legalità. Lo ha fatto, tra l'altro è stata inaugurata questa palestra da pochi giorni, ma lo fa costantemente Don Antonio anche girando la notte per la città, andando ad aiutare chi ha bisogno, portandosi nei luoghi più pericolosi della capitale, portando la parola non soltanto di Dio. Io ci tengo a sottolineare, sono un giornalista e un essere umano laico,
ma ci sono valori condivisi profondamente sotto questo profilo, che sono quelli per primo della legalità e secondo della possibilità di condurre per tutti vite libere, e la criminalità organizzata cancella la libertà collettiva. Ecco, Don Antonio si batte per questo e dal 2012 in questa linea ha aperto una casa accoglienza e con l'associazione Opera Don Giustino, lui fa parte della congregazione dei vocazionisti, dove accoglie per l'appunto persone che per vari motivi non hanno la possibilità di avere una vita libera, persone che hanno sperimentato la realtà del carcere, ragazzi che hanno vissuto esperienze estreme e ritrovano, grazie a Don Antonio, costantemente una strada per esistere liberi e per esistere in serenità con loro stessi. E Don Antonio porta la tonaca, ma non ha nessuna intenzione di predicare. La cosa importante, e questa è una cosa veramente da sottolineare, è che il suo obiettivo, e dovrebbe essere l'obiettivo di tutti, è conquistare la fiducia e aprire un dialogo schietto. E qui sta veramente il problema grosso, conquistare la fiducia, perché la fiducia non è qualche cosa che dico adesso io do fiducia, è una cosa che ha i tempi lunghi. La fiducia è una porta, anzi è un portone normalmente chiuso, soprattutto da parte di chi agisce all'interno del malaffare. La fiducia va conquistata, e Don Antonio, che non rinuncia mai alla propria tonaca, perché ritiene che la propria opera e la propria azione religiosa debba essere portata anche con la testimonianza dell'abito che indossa, si porta per l'appunto nei luoghi della criminalità senza paura, con un megafono, invitando ad aprire le finestre, invitando ad accogliere quella che è un'attività salvifica, pratica, utile all'interno nella quotidianità delle città, e non a caso chiede fiducia non soltanto al mondo del malaffare, ma su un altro doppio fronte: da una parte quello delle istituzioni religiose, chiedendo non rigidità, chiedendo accoglienza, chiedendo ascolto al di fuori delle chiese, dall'altra parte portando la propria parola e la propria esperienza, la propria sollecitazione e testimonianza all'interno delle scuole. Gira costantemente per l'Italia raccontando su quei territori dove la mafia comanda, dove la mafia è legge, la propria opzione 2, la propria via d'uscita. E questo crea situazioni anche di pericolo, perché è successo che dopo il passaggio di Don Antonio la mafia subito abbia agito devastando la scuola in cui aveva parlato, perché la mafia ha paura degli uomini liberi, e Don Antonio certamente lo è. E ancora sulla parola fiducia, uno può pensare che la fiducia sia per pochi, invece che cosa fa questo prete? Concede fiducia totale a tutti, a prescindere dai reati che quelle persone possono avere commesso. E questo credo che sia molto importante, perché c'è una prova d'appello per tutti, no? Non è mai definitivo il giudizio. E certo, poi ci sono le delusioni, le ricadute delle persone che, trovate una buona strada, poi ricadono, e queste sono delle ferite che questo prete si porta dentro, ma nonostante questo vuole continuare. Beh, c'è un tema che parte dal discorso che lei sta facendo e si allarga alla società attuale, ovvero il rapporto tra cittadinanza, tra società civile e carcere, per esempio. Il carcere, che dovrebbe essere luogo di riabilitazione, necessita di recupero, di riflessione per chi ha commesso reati, necessita di un elemento cruciale, che è quello dell'accoglienza all'interno della società stessa nel momento in cui chi esce dal carcere ha finito di scontare la propria pena. In realtà questo succede molto poco, e Don Antonio interviene anche su questo fronte, considerando che in ciascuno di noi, tutti noi, incluso chi ha sbagliato strada, anche chi ha commesso gravi reati, all'interno di ciascuna persona ci sia
traccia di Dio. E da laico interpreto tutto questo non solo come traccia di Dio, ma come traccia di elemento umano che può ancora trovare una propria serenità, una propria libertà, una propria felicità all'interno di quella che è la vita comune. Non è scontato tutto questo, è un'attività straordinaria, anche perché, come giustamente diceva lei, non è un percorso netto, non è una corsa dritta, ma una gincana attraverso relazioni che a volte hanno ricadute, a volte hanno passaggi infelici, ma non per questo non devono essere tentati. Ma allora perché questo prete è indigesto? Beh, è indigesto per un tema molto semplice, perché come è stato scritto su un manifesto che era stato trovato vicino a dove avrebbe parlato Don Antonio, c'era scritto per l'appunto prete indigesto con una peccetta posta sopra la bocca di Don Antonio, è indigesto a chi è, da una parte fa parte del sistema criminale mafioso, perché continua a portare l'attenzione su quelle che sono le attività considerate quasi ordinarie del crimine e della malavita sul territorio, e dall'altra di chi non vuol vedere, di chi ritiene che gli ultimi, così come coloro che si ritrovano coinvolti all'interno dei sistemi criminali, non debbano essere considerati, non si debba agire in maniera chiara, trasparente, collettiva, per imporre il tema della legalità e il tema della libertà. Riccardo Bocca, autore del libro Il prete indigesto, la vita e le lotte di Don Antonio Coluce, il libro ricordo è pubblicato da Harper & Collins. Ma prima di salutarci, Riccardo Bocca, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Beh, è un libro che ho già letto, che sto rileggendo, che sono Le otto montagne di Cognetti. Paolo Cognetti, di cui è uscito anche il film. Sì, è un libro straordinario, perché recupera una spiritualità anche in questo caso legata alla vita pratica. È un percorso che ciascuno di noi fa fino ad arrivare non a risposte definitive, ma a una precarietà della serenità che conosciamo molto bene e che dobbiamo imparare ad amare. Grazie davvero, Riccardo Bocca. Grazie molto a lei per lo spazio. Grazie.